siamo all'8ª giornata del Premio Italiano di Lettere e con Italo Lucinato che ha presentato questo libro di mia moglie che si chiama La Morte. E tu ti sei innamorato di questa scrittrice francese, quindi che inizia a scrivere all'inizio degli anni 70. Sì, lei si è detto che è stato un innamoramento, partire non dal che primo. Che si capisce dal racconto che fa, ricordiamo che ci ascolta, che hai raccontato un libro, in questo caso ha anche parlato di altri libri, questa altri genere che ha scritto per un quadrato. Certo, anche perché davvero la sua opera è come un insieme di tasselli in cui ogni libro mette a posto un pezzo della sua vita. Questo è il libro che mette a posto il tassello della madre, così come il posto è stato il libro per il padre. E non è stato un innamoramento, un colpo di fulmine. Ci sono tutti due libri perché io mi felice mi innamorassi di questa scrittrice e il suo secondo, Gli anni, che insieme a Memoria di ragazza sono quei due libri dove lei parla di sé, sono stati quelli proprio che mi hanno colpito di più. E quello che accomuna tutti i suoi libri, come dicevo prima, è il tipo di scrittura che viene utilizzato. Lei dice: io non invento fatti, i fatti sono quelli della vita, sono quelli che ci riguardano tutti e tutti, perché qui non ci sono, non c'è nessun evento eccezionale, tranne quello che capita a tutti. Questo libro comincia con una morte e la morte ci tocca tutti quanti. La morte, quindi, la mamma è sempre la mamma. Però questa modalità di scrivere, che come io poi ho detto, come ho pensato, è in qualche modo una via di fuga, una salvezza per lei, una scrittura così che tenta di essere così oggettiva, così poco emotiva, le permette di scavare a fondo in tutto quello che è successo nella sua vita, nella vita dei suoi genitori, appunto in questo libro, e dà una possibilità di comprensione dei fatti. Non per autoassolversi o per poter realizzarsi, ma per semplicemente andare avanti, cioè inquadrare ogni fatto che è successo nella sua giusta luce e dire se io ho fatto in questo modo, perché non potevo fare diversamente, non avrei potuto fare altro. Dicevo il tema della vergogna, per esempio, che è molto forte, no, in questi libri, la vergogna delle origini umili. Lei non ha potuto parlare della vergogna di una relazione con un uomo che la maltrattava e diceva: io mi vergognavo di questa relazione, ma mi vergognavo anche perché non riuscivo a liberarmi. E solo quando ho saputo guardarla con distacco, con freddezza, allora sono andata oltre quella. Quindi la scrittura come forma di terapia? Come forma di comprensione, perché lei poi raccomanda molto di non parlare né di psicanalisi né di psicologia, ma di come forma di forse più di autoaiuto o comunque di strumento culturale che può aiutare la comprensione e può aiutare a uscire fuori da situazioni in cui ci si crogiola, in cui ci si dibatte. Ma questo noi lo sappiamo, no? Quando scriviamo in diario, anche quando scriviamo parole in libertà, è già un essersi alleggeriti e qui no, non c'è questo tipo di scrittura, qui c'è una scrittura che io ho chiamato proprio una scrittura quasi chirurgica, che va alla ricerca della parola giusta, perché poi l'effetto che rimbalza è sul lettore. Più la parola è cercata ed è quella giusta, qui c'è anche un ottimo traduttore dal francese. Quindi i suoi racconti non hanno un genere? No, a differenza di tanti romanzi, l'autobiografico. No, anche l'autobiografia, lei dice l'autobiografia poi è qualcosa che comunque ci mette qualcosa in più. Invece lei va alla ricerca di quella che è proprio la vera verità e quindi non vuole essere nemmeno codificata in genere. Ha chiesto al suo editore a un certo punto di non parlare di quella autobiografica. Piuttosto forse quello che le interessa è la storia, io mi colloco tra la storia, il mito e la sociologia. Il mito perché quello che le racconta sono archetipi, no? Le figure
figlia della madre, la figlia del padre, il primo incontro con un uomo, l'amore e la sessualità. Sono i temi della normalità. Però nella normalità della vita di tutti. Però c'è questa capacità di raccontare, di essere profondi, di scavare. Di scavare, esatto. Esattamente. E questa amica della vita normale chi è? È una professoressa di lettere, adesso, che è appunto da una quindi situazione... Quindi c'ha già 78 anni. 78 anni, sì. Però continua a scrivere, molto prolifica dal punto di vista della scrittura, che ha due figli, ha un matrimonio fallito, quindi un divorzio, un altro, un'avventura con un russo, e anche di questo ha scritto. Quindi io adesso ho letto quattro libri suoi, ma non vedo l'ora. Non sono stati tradotti, no. Però penso che questa casa editrice ci penserà, anche perché lei in Francia ha un grandissimo successo, è conosciuta anche in Italia, e poi con uno dei suoi libri ha vinto un premio Strega a Torino, con questo libro che si chiama Gli anni, dove appunto tutti i pezzetti sono quelli che possono raccontare la storia degli uomini. E che tipo di rapporto ha avuto con il suo uomo? Quindi lei è stata anche una femminista. Lei è stata una femminista, dice. E infatti il libro che si chiama Memoria di ragazza comincia proprio con quella ferita enorme che è il suo primo incontro con un uomo. Lei era, non so se posso dirlo brevemente, cioè, sì. Lei era andata a 18 anni a fare l'istitutrice in una colonia estiva e lì aveva deciso di innamorarsi e di perdere la sua virginità. Era una scelta, solo che quest'uomo di cui si innamora è un uomo che l'ha trattato di male, che aveva appena una donna, e lei ci ha messo un po' di tempo a uscire da questa vita. E poi nella sua consapevolezza degli anni vive questo incontro, questa brutalità anche di quest'uomo con un senso di vergogna, come qualcosa che lei non ha saputo gestire, questo anche alla luce poi di un'esperienza che è maturata dopo negli anni, e quindi da questa vergogna in qualche modo deve uscire e non riesce a raccontarlo. Quindi in questo senso la scrittura è stata una forma di liberazione. Cioè, insieme alla consapevolezza di tutto quello che una donna può chiedere e ottenere. Ci sono molte donne che utilizzano la scrittura come forma di liberazione. Questo cosa significa? Allora, c'è una produzione di eristica, per esempio, che al femminile, io l'ho visto nell'università, dove tra l'altro tenevo dei laboratori sulla eristica, veniva fuori che le ragazze scrivono fiumi di ricordi, di appunti, di memorie, perché forse per le donne è ancora più importante affidare anche una pagina segreta, si comincia da bambini, no? Perché sì, dico, è bello perché è anche un modo per misurarsi, per confrontarsi e poi sottoporsi al giudizio degli altri, che non è facile. Certo. E come diceva poi un'altra lettrice, per lasciare qualcosa di sé nel tempo. Quindi cosa che... le tracce scritte sono qualcosa di noi che resta a qualcun altro. Cosa che noi in genere dovremmo fare. È un invito, allora tutti questi libri leggendoli sono in realtà un invito alla scrittura. Bene, questa è un'autrice che tu consigli a assolutamente. Grazie a Rita Montinaro. A voi.